dai reggiti forte che spacco le porte, ah, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Se crollano i monti e saltano i ponti, si tratta di me, aspetta il balcone che ingroppa il ciclone, arrivo da te, bambina hai scelto la vita dura, scegliendo me, ma i baci che ti do ti fa morire. Ti fa morire. K25 chiede istruzioni per atterraggio. Qui torre di controllo Aeroclub Costa Azzurra. Potete atterrare pista numero 2. Chiudo. Eccolo che arriva. Deve essere qui. Ah. Il commissario Green, suppongo. Esatto, Scotland Yard. Sono il prefetto Leduc, il sergente Saval. Molto lieto. Piacere. Commissario Green, Dorelic ha colpito di nuovo. Il terrore regna sulla Costa Azzurra e per questo abbiamo chiamato lei. Una ottima idea. Io sono specializzato in Dorelic. Da anni gli do la caccia e lo seguo dappertutto come un'ombra. Siete sicuri che sia qui? Ci sono state decine di colpi misteriosi. Omicidi risultati uno più complicato dell'altro. È sempre una gigantesca D tracciata sul luogo del delitto. D? Come Domodossola, Danny Dracula, Durban. No! Dorelic! Già, Dorelic! Lo supponevo. Silenzio. Per catturare Dorelic una cosa è essenziale. Il massimo assoluto segreto. Segreto e riservatezza sono il mio motto. Io stesso ho usato un'infinità di sotterfugi e di astuzie per arrivare fino a qui. Devo quindi esigere che la polizia francese, con cui ho l'onore e il piacere di collaborare, spanda una cortina protettiva di fumo attorno a me. Nessuno, dico assolutamente nessuno, deve sapere che il commissario Green è arrivato in faccia. Il commissario Green è desiderato al telefono. Il commissario Green è desiderato al telefono. Prego, risponda. No, no, dica che non ci sono. Risponda pure lei. Io non sono mai arrivato qui, vada, va. Pronto? No, il commissario Green non è arrivato. No, no, non è mai arrivato, no. Assolutamente, signora Green. Mia moglie! Perché ha detto che non ci sono? Ma lei è... Pronto, cara? No, no, certo che sono qui. Era uno scherzo. Sicuro che sono qui, sono arrivato. Cara, non mi senti? Sì, tesoro, arrivederci. Oh, non telefonare sempre, dovunque vado, ti raccomando. Addio, cara. Ciao. Dov'è il sergente Saval? Là dentro. Hanno derubato la gioielleria Van Flick a Cannes e c'è la solita D sulla vetrina. Dorelic! L'ho detto prima io.
Attenzione a tutte le auto! Parla il commissario Green di Scotland Yard. Convergere alla Croisette! Indietro. Dove la metto in faccia la marcia indietro? Ehi, un momento! Aspettate, Scotland Yard! Presto, bloccate l'uscita! Stavolta non mi scapperà! Tutti! Fatemi vedere! Mio caro Saval, secondo me qui c'è stato un furto. Ah! Oh, che disgrazia! Sono rovinato! Sono rovinato! Mi hanno derubato! Ah! Arrestatelo! È un evaso! Ah, è il proprietario del negozio in pigiama! Oh, e perché va in giro così? Abitudini francesi, immagino! Dormiamo di giorno, eh? Beh, un pisolino al pomeriggio. Ah, il Colinor! Il mio Colinor! Il diamante più grosso della terra! Un diamante di mezzo chilo! Signor commissario, c'è un biglietto. È per lei. Caro Green, benvenuto a Nizza. Dorelic! Come osa leggere la mia corrispondenza? Ah, dannato, Dorelic! Ma stavolta ti piglierò e me la pagherai per tutte le altre. Conosco questa risata, signori. Dorelic è qua. L'ingenuo ha commesso l'errore di non scappare. Sei nell'armatura, eh? A noi due, Dorelic! Dove sei? È inutile che tu ti nascondi! Ti troverò! Eccoli qua! Con me! Non mi avrai mai! Maledetto Dorelic! Prendetelo, presto! Oh, muovetevi! Fermare Dorelic. Balzerò sull'altro tetto. Porca miseria, che botta. Dorelic! È Dorelic! Sì, è proprio lui. Sei bello. Fatti vedere. Come mai non sei bagnato? Sono impermeabile. Oh! Un bacio, un bacio. C'ero prima io. No, prima me. Ferme! Che bacio, Dorelic. Ma allora è vero che baci così? A tutte le auto! A tutte le auto! Qui il commissario Green di Scotland Yard! È riapparso Dorelic!
rastrellare tutte le piazze, tutte le vie, tutte le case, tutte le spiagge! Avete visto Don Relic? Dove è andato? Don Relic! Don Relic, qui! Fermati! Allora, dove è andato? Polizia francese. Ce l'ha una pianta? Grazie. Tutti i nomi stampati alla rovescia. Divertenti. Pensava di prendermi in giro, barzelletta francese. Allora, vediamo, lo hanno avvistato qui, in Rue Lafayette, e poi è passato di qua, arrivando dritto dritto in Rue de la Croix, e quindi ora deve trovarsi là! Eccolo lì! Ancora! Oddio, chi è? Ma sono io, caro Baby. Ascoltami bene, cara. Tu dovresti essere la mia segretaria e quindi sta al tuo posto, Baby, eh? Torna alla tua macchina da scrivere, ai tuoi blocchi e alle tue cartelle. Mi ami ancora? Certo che ti amo, e come, lo sai. Ma l'amore non deve interferire col mio lavoro. Torna alla macchina da scrivere. Un bacio, Dorelick. Non guardare sempre l'orologio. 7 secondi. Dorelick non può dedicare più di 7 secondi all'amore. Voglio che ci sposiamo, tesoro. Ma ti senti bene, cara? Non sai che Dorelick deve essere libero? Libero come l'aria? Libero da qualsiasi legame che gli impedisca di compiere i suoi sanguinosi crimini? Allora non ci sposeremo mai. Mai? Chi ha detto mai? Quando? Quando avrò 1 miliardo. Un miliardo? Di dollari in oro. Un miliardo, eh? Vuoi che ti dica quanto abbiamo in cassa? Non mi interessa. $8.15. Un magnifico inizio per una grande fortuna. Guarda qui, Baby. Il frutto del mio crimine quotidiano. Il famoso Shapur Kolinor. Sono 30.000 carati di purissimo diamante. Questo da solo vale $1 milione, a dir poco. A me sembra un fondo di bottiglia. Vedo che non te ne intendi molto di diamanti, mio piccolo tesoro. Il diamante si riconosce al tocco e ora sentirai che suono vibrante, argenteo, celestiale. Ora basta, Dorelick. Chiamami Lick. Che vita è questo? Sempre in fuga, sempre nascosti. Mai alla luce del giorno. Mai un divertimento, una festa da ballo. Dorelick, io me ne vado. Non te ne puoi andare. Io ti tengo in pugno. Non riuscirai mai ad andartene, mai! Se n'è andata. Giornale Figaro? Annunci economici? Vuol scrivere, per favore? Crimini, omicidi e delitti compionsi ovunque da abile sperimentato delinquente a prezzi modici. Accettansi dilazioni e pagamenti. Massima personale attenzione ad ogni singolo caso. Dettagliato opuscolo a colori su richiesta. Telefonare al numero.
E quando lo tenevo così stretto tra le mie mani d'acciaio e stavo per levargli la maschera e rivelare la sua identità, due dei suoi uomini mi puntano addosso il mitra. Scusi, commissario, e io, sì. Risulta che Dorelic agisce sempre da solo. Bugie! Bugie della polizia francese! E come intende catturare Dorelic? Con l'astuzia. Nessuna forza al mondo potrà mai piegarlo, solo l'astuzia del commissario Green di Scotland Yard. La prossima volta lo affronterò da solo e durante la colluttazione questa pistola cadrà per terra. Ai! E Dorelic la raccoglierà e sparerà. Qui vi volevo. Questa non è un'arma comune, è la pistola rossa Green, una mia invenzione. Appena Dorelic premerà il grilletto, sarà un uomo morto. Infatti, se io punto di qua... No, un momento! Visto? Ah, sparo di là. Ci parli della fedele compagna di Dorelic? L'ha mai vista, lei? Una volta, di sfuggita. E com'è, com'è? Ah. Sì, ma ce la descriva. Ha dei lunghi, morbidi, capelli biondi. Due occhi azzurri, una bocca tentatrice e voluttuosa, collo sottile e delicato, spalle pentornite, mani affusolate e ammaliatrici, vitino di vespa e curve deliziose. Su ogni altra cosa, le gambe, un capolavoro, una donna meravigliosa. Sì, amore? Qui è le Duc. Ah, oh, e lei, signor prefetto, mi spiace, ma sono occupatissimo. Ho bisogno urgente di vederla. Beh, domani o dopodomani, adesso ho molto da fare. Lei conosce Sir Willibald Fox? Certo che lo conosco, è il capo di Scotland Yard. È mio cognato. Sa cosa faccio? Fra 3 minuti sono da lei. Arrivederci. Vorrei sapere chi ha spostato il corridoio. Green si esce di qui. Lo supponevo. Ce l'hanno proprio la marcia indietro queste macchine francesi. Il commissario Green? Sì. Con chi ho l'onore? Sono Barbara Leduc, sorella di Sir Willibald Fox. Il capo di Scotland Yard? Sì. Oh, molte grazie. Noi della polizia siamo un po' come i faraoni. Anche voi costruite delle piramidi? Oh no, e ci sposiamo sempre tra noi, guardi me. Ho sposato il prefetto della polizia francese. Oh, a proposito, mio marito sarà qui tra qualche minuto. Commissario, l'ha preso? L'ha catturato, Dorelic. Ah, grazie al cielo. Ma come, lei è dalla sua parte? Lei, la sorella del capo di Scotland Yard. Commissario, è stato mai baciato da Dorelic? No, per la verità mai. Oh, ma che cosa dice? E allora non può capire. Era una notte fonda, dolcissima e buia, di settembre. Soggiornavo in un albergo di Baden-Baden. Ah, Baden-Baden. Me ne stavo affacciata al balcone quando lo vedo improvvisamente che scende agile e atletico lungo il muro. Nel suo costume nero, misterioso. D'un tratto si afferra a me. Forse, chi lo sa, per non cadere. E poi il bacio. Lungo. Appassionato. Un bacio che non dimenticherò mai. Senta, ma suo marito la sa questa storia? Certo! Ed è per questo che odia Dorelic con tutte le sue forze. E lo vuole vedere morto. Commissario Green! Agli ordini, signore! Sia comodo. Lasciaci soli, cara, ti prego.
La sua missione a Nizza è cominciata male, mi sembra. Beh, ecco. Dorelix si è già beffato di lei. Minuzie. E a quanto pare ha intenzione di continuare, legga quest'annuncio. Ha perfino la spudoratezza di dare un numero di telefono. Le suggerisce niente questo? No, signore. Gli telefoni. Gli dia un appuntamento in un luogo deserto. Si rechi sul posto e lo distrugga. Lo faccia a pezzi. Sì. Ma cosa fa? Perché mangia il limone? Per non far riconoscere la mia voce, io uso sempre questo sistema, il numero. È un sistema infallibile. Pronto, Dorelic? Green, che fai con quel limone in bocca? Era un sistema infallibile, eh? Si svegli. Chiami subito la centrale, localizzi il numero, il quartiere, l'abitazione di Dorelic. Lo abbiamo in pugno ormai. Magnifico, lei mi ha preceduta solo di un soffio. Dov'è il telefono? Lì. Ah, lo supponevo. Signorina, sono il commissario Green di Scotland Yard. Vuol dirmi a chi corrisponde il numero... che numero? 0470. A nessuno, signor commissario, un numero che non esiste. Ma... Ehi, baby! Ehi! Ciao! Ciao, baby mio! Ti ho ritrovata, eh? È più bella che me. Quanto tempo, troppo, che non ti vedevo. Anch'io sono contenta di rivederti. Davvero? Mm-hmm. Eppure l'ultima volta sei sparita proprio mentre ti facevo una corte spietata. Non ti trovavi bene nel mio locale? Eri l'attrazione principale? Ma è stato un errore. Cosa fai sulla Costa Azzurra? Ho appena aperto un nuovo night. E tu? Io niente. Niente per il momento. Vuoi tornare a lavorare per me? Mi piacerebbe. Ma lasciami un po' di tempo per pensarci. Ora desidero soltanto aria, luce e sole. Forse non ci crederai, ma sono vissuta per anni sottoterra. Allora? Cos'è questo grosso affare? La prego di non offendersi. Ciò che sto per proporle è molto importante. Ho letto il suo annuncio, ma io vorrei anche delle garanzie, delle prove. Lei è in grado di fornirmele? Dorelic è da anni garanzia di successo nel crimine. Sarajevo, 28 giugno 1914. Fin dagli inizi del secolo la famiglia Dorelic è al lavoro. Nonno Gustavo Dorelic fa fuori l'arciduca Ferdinando e sua moglie Sofia. Visto che uomo mio nonno Gustavo Dorelic, ormai i testi di storia ammettono che lui scatenò la prima guerra mondiale. Una vera carneficina se la ricorda. Guardi. Chicago, 1931. Tutta la polizia è mobilitata per la cattura del padre di Dorelic, il famigerato gangster Al Dorelic, detto Weinminov, Grugno d'Angelo, primo presidente e consigliere delegato dell'anonima assassini. Però i G-Men non avevano fatto i conti col sigaro Dorelic, micidiale, efficiente, infallibile. E adesso arrivo io. A coronamento di questa nobile tradizione, ecco l'attuale Dorelic, cioè io, al primo difficile compito della sua carriera.
Eliminazione del miliardario Roxon per conto terzi con semplice introduzione di una vespa nella carlinga del suo aereo. Dorelic si pone abilmente in salvo. Hopla! E osserva. Fiducia nasce dall'esperienza. Per i vostri crimini usate Dorelic. Sabotaggi industriali. Affondamenti su ordinazione dall'alto. Sconti per comitive. Crolli di ponti a prezzi modici. Realizzazione vendette su caseggiati. Crimini singoli. Su mandato di marito acrobata gelosissimo, Dorelic esegue soppressione di moglie fedifraga e la elimina con speciale trattamento al trapezio. Stop. Siviglia. Per desiderio di un cliente espagnol, Dorelic sostituisce la spada del torero Paquito e Paquito è finito. Particolare specializzazione. Mosca, 1953. Crimini politici segretissimi. E non si può dirti più. Fiducia! Allora, soddisfatto? Metto in macchina un altro rullo? Quanto prende a omicidio? Beh, ecco, così su due piedi, vediamo un po' ad occhio e croce, direi $1,000,000. È il minimo imposto dai sindacati. Jacques Dupont, un miliardario di origine francese, è morto giorni fa a Rio de Janeiro, lasciando un'eredità di 20 miliardi di franchi. Da mie informazioni so che non ha lasciato un testamento e che non ha figli né nipoti né ascendenti o discendenti diretti. È quindi logico ed evidente che la sua eredità verrà suddivisa fra tutti i Dupont di Francia. Io mi chiamo Raphael Dupont e per la fine del mese voglio essere l'unico Dupont esistente. È chiaro? Chiaro? Quello che lei mi chiede è un massacro, un vero sterminio in massa, un lavoro all'ingrosso. Calmiamoci. A $1,000 l'uno c'è da fare una fortuna. Diamo un'occhiatina alla guida di Francia. Di Dupont ce ne sono molti, anche 20 magari, o 40, o 80. Ma sono centinaia. Per questo le do un anticipo di $10,000. Alla fine del mese riceverà il saldo. Un momento, si ricordi che Raphael Dupont sa come trattare i fornitori sleali. È praticamente impossibile uccidere Dorelic. Prenda questa. Cos'è? Un grembiule? No, è il mio protettic. Tessuto speciale tedesco in doppio acciaio vibrato. Protegge dai colpi di qualsiasi arma da fuoco. Vuole provare? Non faccia complimenti, avanti, si metta là in fondo. Coraggio, coraggio. Il mio protettic è perfetto, invulnerabile. Io sono pronto, spari. Ma devo... Non si preoccupi, non abbia paura, spari. Visto? Meraviglioso. A presto allora. D'accordo sul contratto e arrivederci. Arrivederci, a presto. Ci vediamo. Vedrà che si rimetterà prestissimo. Le abbiamo estratto dal torace una pallottola che era penetrata 10 centimetri. Devo ordinare una maglia più pesante. Sta delirando. Rimessomi rapidamente in sesto, mi dedicai subito al mio lavoro. La mia prima vittima, Dupont, procedevo metodicamente in ordine alfabetico, era un certo Albert Dupont, ministro.
Ministro. Ci vuole un'idea. Ministro, eh? Ho trovato. Allo? Parlo con il signor ministro Albert Dupont? Certo. In persona? Sì. Albert, hanno scoperto tutto. Oh, no! E uno... Subito dopo, nella lista veniva André Dupont e la sua famiglia. Essi vivevano in un paesino, Rampignan-les-Oies, nel sud della Francia. Le strade erano deserte. Approfittai con loro del fatto che erano tutti terribilmente miopi e metodici. Sempre in ordine alfabetico, era tale Bertolt Dupont, impiegato di banca, che insieme a sua moglie, Dupont anch'essa naturalmente, si era preso le ferie e se le stava godendo in Inghilterra. L'ignaro sciocchino. Che cosa ho fatto? Lei si teneva sulla sinistra. Certo, sergente, qui in Inghilterra si tiene alla sinistra. Gli inglesi guidano a sinistra. Ma lei è francese, no? Sì, è vero, sono francese. Rispetti il codice francese. Sei il solito ignorante, non sai mai niente. Bene, per questa volta vada pure. Ma si ricordi, deve tenere la destra. Sempre la destra. Sì, signore, e grazie. Dio a me! Presto! Cosa? Ma la lista delle persone uccise da Dorelic! La ringrazio! Albert Dupont, André Dupont, Annette Dupont, Bernard Dupont, Bertolt Dupont, Charles Denis Dupont. Ci deve essere un nesso logico che unisce tutti questi omicidi. Si chiamano tutti Dupont! Please, please. Si chiamano tutti Dupont! E sono stati uccisi in ordine alfabetico! Please! E sono stati uccisi in ordine alfabetico! Frattanto il mio lavoro guida di Francia alla mano procedeva felicemente. Ero già arrivato alla lettera F. Fernand Dupont, la mia nuova vittima generale di Stato Maggiore, si trovava impegnato nelle grandi manovre nella regione della Mosella. Tempo prezioso, Saval.
Dorelic non è il delinquente comune che si diverte ad assistere ai funerali delle sue vittime. È diverso, è un delinquente ad alto livello. Del resto è inglese. Ah no, un momento. Io sono sicuro che Dorelic è francese. Cosa? Quale enorme sciocchezza. Ma la sua freddezza è tipicamente inglese. Sì, ma l'inventiva dove la mette? E quella è tipicamente francese. Guardi, al massimo posso concederle che sia irlandese. Soddisfatto adesso? In ogni modo, di dovunque sia, a quest'ora è a 1000 miglia da qui. Dorelic! Quello che supponevo! Acchiappiamolo! Dorelic! Dorelic! È stato un piacere! Dorelic! Dorelic! Condoglianze! Dorelic! Fermati! È finita per te, ormai! No! È mio! Sì! Toccava al signor Gustavo Dupont. Gustavo Dupont, sofferente di mal di cuore, era solito riposarsi nella sua piscina privata. Oh, un pesce-cane! Oh, oh, aiuto! Salvatemi! Aiuto! Muoio! Sebbene il lavoro mi avesse ormai preso come una febbre, devo confessare che avevo una forte nostalgia per la mia baby. Il mio piano era semplice. Avrei cercato di ingelosirla per indurla a tornare con me. Venite, bambine. Ecco, sedetevi, brave, qui. Prego. È brava la cantante? Certo, ed è anche molto bella. Ma poi c'è un numero eccezionale, il prestigiatore Oswald che fa entrare un uomo in un baule e poi lo trafigge, zac, con una spada acuminata. Dilettante. Numero 5. Innamorai di te, perdutamente sai, per non lasciarti mai, stupido. Crash, scippata, boom, tu sei stato un fulmine, che m'ha colpito, sai, come nessuno mai, 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 mai. Per un uomo pianto, tanto, tanto, ora non piango più. È passato il fulmine, l'amore se ne va, e cosa lascerai? Nuvole, crash, scippata, boom, non esisti più per me. Il male che mi fai, io non lo sento, sai, 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 sai. Se ti amavo allora, ora, ora, non ti amo più.
Mi dà un pernò. Ti turba rivedermi, piccola? Confessa. Sono perfettamente calma. Bugiarda. Ho soltanto 30 secondi. Le mie donne mi reclamano. Allora. Sono molto carina. Gelosa? Niente affatto. Come? La tua voce non trema? Non ti senti un nodo qui alla gola? No. Baby, ritorna, ti prego, non ce la faccio più senza di te. Ho un lavoro molto importante che mi farà ricco. E un giorno, chissà, potrei anche pensare al matrimonio. Anch'io sto pensando al matrimonio. Beh, adesso non corriamo troppo, eh? Sì, ci sto pensando, ma non con te, con un altro. Anzi, sono già fidanzata. Oh! E del resto tu ti sei consolato subito, ne hai 4 di ragazze. Ma sono delle bluebell disoccupate e io gli do 200 franchi a testa perché ti ingelosiscano. Ma chi è? Chi è quest'uomo che ci divide? È un adorabile uomo e si chiama... No, non voglio saperlo. Lascialo. Fuggiamo insieme nella notte. Tahiti, Las Vegas. Parigi. Oh, ti prego di non farmi queste stupide scene. Il mio fidanzato è molto geloso. E ora addio. Goodbye. Dammene un altro cucchiaio. Ah. Brava. Cameriere, signore, conti separati. Separati. E che pago io? Signor Gaston Dupont. Telefono per il signor Gaston Dupont. Gaston Dupont. Telefono per il signor Gaston Dupont. Quale fortunata coincidenza. Telefono per il signor Gaston Dupont. Eccomi. Prego. Signor Gaston Dupont? Sì. Venga, prego. Grazie. Di niente. Pronto? 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 Signore e signori, ora andrò a farvi vedere come la mia spada acuminata passa facilmente attraverso questo baule vuoto. Ecco, sono tutti morti fino a qui. Ciò mi induce a pensare che la prossima vittima sarà questa Giselle Dupont. Che cosa ne sappiamo sul suo conto? Giselle Dupont, nata ad Algeri, religione musulmana, donna avventurosa, cacciatrice. Vive con i ricordi dei suoi safari in una villa vicino a Monte Carlo. È tutto? No, sembra che mantenga una relazione con una persona molto altolocata. Oh, un particolare di nessuna importanza. Noi stasera tenderemo una trappola a Dorelic. Circonderemo la villa di questa Giselle con centinaia di uomini armati fino ai denti. Che c'è? Saval, amico mio, prezioso collaboratore. Dorelic mi ha pugnalato alla schiena. Sto morendo. Continui le indagini da solo. Dio salvi la regina! D'ora in poi porterò la cinta. C'è nessuno? Oh, mister Ferguson. Si è procurato quella cosina. Ah, sicuro, ma è stato molto difficile. Non le dico quanto ho penato. Posso vederla? Sì, come no. È feroce. Ah, certo, sì, è ferocissima. È una tigre selvaggia. È del Brahmaputra. Presto, mettiamola nel portabagagli. Sì, sì. L'ha lasciata 3 giorni senza mangiare. Ah, naturalmente, come mi aveva detto lei. È la coda! Occhio che graffia! Bravo. Arrivederci. A tutte le pattuglie. Ci è stato segnalato trasporto clandestino di droga. Controllate tutte le auto di passaggio. Ricevuto. Scusi, controllo, signore. Che cos'ha lì dentro? Un tigre. Un tigre? Sì. Ah!
Ah, un tigre nel motore. Spiritoso. Quel travestimento era un tocco di genio al mio diabolico piano. Avevo con me 100 centimetri cubici di vanadio B1, un potentissimo alcaloide che, iniettato in un essere vivente, ne paralizzava qualsiasi attività vitale per un tempo limitato a 43 minuti. Dormi, tigre del Brahmaputra. Buona, buona. Prego. Io venuto per governo Ghana. Sì. Lui manda grande cacciatrice Giselle Dubon, questa tigre imbalsamata. Per me? Oh, che tesori! Grazie tante, sono felice e commossa. Ma entra, entra, amico. Qual è il tuo nome, negretto? Ali. Ali. E allora entra, Ali, vieni. Entra, amico. Ma che carino il tuo governo! Com'è bella con quei suoi occhioni così vivi e questi zampotti soffici. Vuoi le carezzine? Dove possiamo metterla? Vediamo un po'. Ah, là in fondo sul sofà. Sì, sì, la tigre sul sofà. La tigre sul sofà. Vieni qua, simpaticona bella. Piano, piano, mi raccomando, Ali. Non voglio che si faccia male la mia tigrona. Così bella. Beh, io andare adesso. Perché? Come perché? Io devo. Ghana paese molto lontano, ostrica. Ricciolone. Prego, signora. Mi piaci, lo sai? Mi ricordi un ragazzo, un mio grande amore africano che finì sbranato da una tigre. Disgraziato. Io dovere andare, bella padrona. Chiamami Gigi. Di la verità, su. Ti piaccio, su, dillo, bel moro. Dando. E allora rimani con me, Ali. Io mai dire di no, bella signora. Però fare cosetta svelta, perché io fra 33 minuti al massimo dovere partire. Sì. Giselle! Aiuto, è il mio amico! Se ti trova qui siamo fritti! Su, presto! Esci da quella parte! Salta, su, buttati! Ma che sei matta? Sono 10 metri! Ah, quante storie! Giselle! Bussi, bussi! Bussi. Eccomi! C'è qualcosa di diverso qui. Sì. Ah, ecco, la tigre! La tigre! Magnifica! Ha un regalo. Sembra viva. Già. E pare addirittura calda. Sai, fa tanto caldo nella giungla. Già, è vero. Ma non ne avevi uno solo di negretto? No, due, caro. Sono sempre stati due. A pandan. Vieni, tesoro, vieni, tesorino. Pussi, pussi. Oh, no, non fumare, non adesso. Perché? Oh, no, no, stai buono. Ma che cos'hai, gattina? Sono stanca, stanca, stanca. Vieni qua, ti dà. Amore, eh? Una sorpresa. Una collana? Sì. Oh, coniglietto, sei un tesoro. Aspetta, vieni qui.
tu stesso? Eccolo là. Visto? Sta per strangolarla quel vigliacco. Derelict, sei in mano mia. Seguitemi. Ti ho preso, Le tue avventure sono finite, Dorelic. Ora finalmente vedrò il tuo vero volto. Oddio, chi è? Ma questo è il signor prefetto Leduc, il cognato di Sir Wilbald Fox. Ho capito, sei Dorelic, con una perfetta maschera di gomma che ti fa sembrare il prefetto Leduc. Ma io te la strapperò. Non viene. Green! Sì, signore. Questa gliela farò pagare domani. Adesso fuori! Fuori! Fuori tutti! Ma, eccellenza, io devo sorvegliare la villa, vede? Fuori! Sì, sì. No. Mi spiace per la sua faccia. Fuori! È tutto finito, amore. Calmati, Gisella, amore mio. Ma dove è andato l'altro negretto? Quale altro negretto? Ma ce n'è sempre stato uno solo. Oh, Bushy, Bushy, tesoro bello. No. Prima voglio qualcosa da bere. No. Vai di là e fammi un bel cocktail. Ma proprio adesso? Oh, fai il bravo. Coniglietto. Vai, coniglietto. Una cosetta semplice. Cognac, rum, whisky, gin, curaçao, doppio kümmel, menta, grappa, vodka e una goccia d'angostura. Sì, cara. E ti ci metto anche la buccetta di limone. Mon amour, vuoi fare la nanna? Eccomi, cara, eccomi. Eccomi. Come sei bella e morbida e voluttuosa. Vieni più vicino a me, gattina mia. Chi è? Chi sei? Ferma! Aiuto! La tigre! Aiuto! Soccorso! Aiuto! La tigre! Aiuto! Pussi, pussi! Non volevo! Aiuto! Aiuto! Ma che è successo? Signor prefetto. Commissario. Dica. Là sopra c'è una maledetta tigre in libertà. Cosa? Una tigre. E io per un deprecabile errore ho ucciso una certa Gisèle Dupont. Veda un po' lei di aggiustare le cose. Henri Dupont. Maurice Dupont. Napoléon Dupont, Pierre Dupont, ingrata bambina, avremmo potuto dividerci onori e ricchezze e tu vai a fidanzarti con un altro. Allo? Qui parla Dupont. Quale Dupont? Raffaele, il suo cliente. Ah, bene. Allora è soddisfatto del lavoro fino ad oggi? Non c'è male, però guardi che mancano solo 10 giorni alla scadenza. È uno scherzo. Devo soltanto sopprimere altri 412 Dupont. 413. 412, li ho contati ora. Al convento delle Agnesine, a Rue de la Paix, c'è una Dupont che si è fatta suora e che non è sulla guida di Francia. Ma... Una monaca. Una monaca è peccato. Ma lavoro è lavoro. Ma io devo immediatamente vedere il commissario Green. No, ha troppo da fare. È occupato a risolvere il caso Dorelic. È proprio su Dorelic che ho delle informazioni importanti. Bene, e allora è meglio che ne parli a me. Il commissario Green adesso è impegnato con i sistemi scientifici ultramoderni di Scotland Yard. Pendolino, dimmi dov'è Dorelic? Pendolino, dimmi dov'è Dorelic? Convento delle Agnesine. Dorelic in un convento. Pendolino, sei un cretino.
Una notizia strepitosa! Derelict si è costituito! No! Ma c'è qui il padrone di un negozio di articoli religiosi. Dice che un paio di ore fa qualcuno è andato da lui a comprare un abito completo da monaca agnesina! E con questo? E con questo, la persona che ha acquistato il completo da monaca agnesina era un uomo! E che c'entra? Potrebbe essere stato Derelict! Questa poi... Monache agnesine? Convento? Era Derelict! Il pendolino aveva ragione! Qui ci vuole un'idea e poi via! Agire! Ci vuole una delle mie idee brillanti, ingegnose, irresistibili! Lei ha qualche idea, Savall?